Le aperture delle porte giubilari nei santuari costituiscono per la diocesi di Acqui Terme, e in particolare per l'Ovadese, un evento religioso di grande rilevanza. I santuari indicati dal vescovo diocesano Monsignor Pier Giorgio Micchiardi sono tre: quello mariano di Nostra Signora delle Rocche presso Molare, quello di Nostra Signora della Guardia a Cairo Montenotte e quello intitolato a Santa Maria Mazzarello a Mornese. Oggi parliamo in particolare di quello della Madonna delle Rocche, che è di rilevanza primaria. Abbiamo incontrato i padri passionisti che se ne occupano. In particolare, padre Massimiliano Preseglio, rettore, ci spiega perché queste porte giubilari vengono definite porte della misericordia. Ce lo ricorda proprio il Signore Gesù nel Vangelo di Luca, quando Gesù arriva a Nazareth, paese in cui è cresciuto, entra in sinagoga, apre il libro e proclama queste parole del profeta Isaia: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi hanno mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia». Un anno di grazia è un anno di misericordia. Papa Francesco ha voluto proprio farci vivere questo anno della misericordia affinché sia un anno di grazia, e anche in questo santuario di Nostra Signora delle Rocche, custodito dai padri passionisti dal 1880, avrà innumerevoli iniziative lungo il corso di quest'anno. Quindi pellegrinaggi, visite, insomma. Assolutamente sì, avremo pellegrinaggi, avremo giubilei dedicati a diversi movimenti, associazioni della diocesi, avremo predicazioni particolari sulla parola. Questo per tutto l'anno? Per tutto l'anno, per tutto l'anno. E soprattutto saranno a disposizione religiosi, padri passionisti, per le sante confessioni, perché nella confessione, ecco, troviamo proprio il centro di come vivere questo anno della misericordia. Un insegnamento particolare, quindi. Un insegnamento particolare che è l'insegnamento di sempre, ma che in quest'anno della misericordia acquista un valore tutto particolare. Aprire la porta della misericordia e passare attraverso la porta della misericordia significa passare proprio attraverso Gesù. Gesù che nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, dice: «Io sono la porta, chi passa attraverso me troverà grazia». Papa Francesco ha voluto, proprio per un principio, diciamo, di sussidiarietà, ha voluto far sì che non solo si lucrasse l'indulgenza a Roma, alla Porta Santa di Roma, ma anche nelle diverse diocesi. Quindi in primis le diocesi cattedrali, il Duomo, per noi il Duomo di Acqui, e poi ha lasciato ad ogni vescovo di nominare altre chiese giubilari, proprio per aiutare il popolo di Dio a vivere tutte quelle iniziative di grazia in ogni luogo, quindi senza anche andare a Roma. Se poi ogni diocesi organizza un pellegrinaggio a Roma, tanto meglio, ma ha voluto proprio allargare questa grazia sul territorio. Il santuario delle Rocche è un primeggia, diciamo, perché è santuario anche per i trascorsi, perché qui ci vengono. Cioè, è frequentatissimo. È frequentato dal giorno dell'apparizione a Clarice nel 500. La gente di Molare, non solo dei paesi circostanti, iniziò questa devozione. Lo comprovano anche i tanti ex voto, segno della devozione, della grazia, delle grazie ricevute dalla Madonna. E santuario delle Rocche. Maria dice: la roccia è Gesù. Se stiamo piantati sulla roccia che è Cristo, non abbiamo nulla da temere in questo mondo dilaniato dalla guerra, da tante cose brutte. Ecco, abbiamo un punto di riferimento, non dobbiamo temere. Papa Francesco ci invita proprio a questo, a non avere paura. Aprendo la porta ha detto proprio queste parole: non abbiamo paura. E sembrano un po' le parole che disse nel suo discorso inaugurale pontificale Giovanni Paolo II nel 78. Non abbiate paura, aprite le porte a Cristo.
l'anno della misericordia, un tempo per riscoprire in modo particolare l'amore e il perdono di Dio, sempre pronto a rinnovarci e farci rinascere la vita di grazia attraverso il pentimento e il sacramento della confessione. La riconciliazione con Dio, punto fondamentale di questo giubileo. Ne parliamo col padre Andrea Redaelli. Prima di tutto bisogna riscoprire questo sacramento che passa ovviamente nella misericordia di Dio, solo che la confessione ha tre nomi, diciamo così: confessione, penitenza e riconciliazione. Confessione e penitenza rischiano di far diventare pesante questo sacramento, ed è bello quindi viverlo come riconciliazione nei nostri confronti, cioè ritornare a fare pace con Dio, quel Dio che ti usa, come abbiamo sempre spiegato proprio in questo giubileo, usa la sua misericordia, usa il suo perdono e fa riscoprire soprattutto il senso del peccato, perché spesso e volentieri questo senso del peccato è un grosso punto di domanda. E per far riscoprire anche questo senso di peccato utilizzeremo proprio anche nel sacramento della riconciliazione due particolarità. Prima di tutto, portare a riflettere sulla parola di Dio. Alla fine del sacramento, dopo la soluzione, verrà consegnato al penitente un brano di Vangelo. Un brano di Vangelo su cui riflettere. È il Vangelo che ci deve far riflettere, ci deve portare alla piena conversione del nostro cuore nei confronti di Dio. E poi daremo anche un granellino di incenso. Quel granellino di incenso che è profumo, che deve salire a Dio. E questo incenso poi lo metteremo in un particolare contenitore e lo bruceremo alla fine del giubileo, come per portare questo profumo di tutti coloro che hanno voluto vivere questo sacramento della riconciliazione, che hanno voluto vivere questo anno giubilare proprio a Dio. Un segno bello per portare, appunto, dicevo, questo profumo al Signore. Questo si farà durante l'anno? Durante, diciamo, l'anno, sì. Contemplare la misericordia di Dio, un compito che Papa Francesco ha dato alle comunità e a tutti i fedeli. Un compito bellissimo, ma al contempo non facile, perché ci ha chiesto di aiutare le persone a contemplare la misericordia di Dio. E uno dei modi migliori per poterla contemplare è muovere il proprio cuore, smuoversi, commuoversi. Su questa scalinata saranno presenti dei poster, dei banner, che ci racconteranno della vicenda del figlio il prodigo, la parabola nella quale in più di tutte le altre probabilmente si vede quanto l'amore di Dio sia sconfinato e la misericordia lo porti a correre verso tutti i peccatori, verso coloro che ancora si sentono lontani e che hanno bisogno di incontrarlo nella propria vita. Questo anche per andare incontro all'indicazione di Papa Francesco, che ha chiesto, chiedendo l'indulgenza alle persone, anche di riflettere sulla misericordia di Dio. È importante che questo sia chiaro. L'indulgenza non è solo fare alcuni gesti e poi sentirsi a posto. L'indulgenza è un cammino di conversione nel quale Papa Francesco ci invita a riflettere sulla misericordia di Dio. Per cui qualsiasi pellegrino, arrivando anche singolarmente al santuario, potrà fare questa meditazione sulla misericordia, dopodiché raggiungerà la facciata centrale, dove potrà vedere al centro il logo del giubileo, che sapete tutti è misericordiosi come il Padre, appunto per riprendere la figura di questo Padre che ha un amore sconfinato più grande di qualsiasi peccato. E alla sua sinistra invece vedrà appunto la porta della misericordia, che sarà infiorata, sarà abbellita di un'icona del Cristo Pantocratore, proprio per dire che la porta in sé non è importante in quanto oggetto, ma quanto simbolo di Cristo, il nostro entrare nella vita insieme a Lui, il vivere da cristiani, che in questo mondo che ci propone tanti modi di vivere diversi, noi sappiamo un modo unico, un modo di vivere e pensare attraverso il Vangelo. Tutto da venire a vedere. Assolutamente, venire, sentire, pregare e soprattutto vivere. Abbiamo scelto proprio anche non la porta centrale, ma la porta laterale, per dire: a volte entriamo dalla porta centrale della chiesa come una routine, no? Si entra e si fanno le solite cose. Invece chi entrerà da quella porta dovrà dire: no, sto entrando in una porta che mi dice qualcosa di nuovo, mi invita veramente a una conversione. Ed è questo il pieno significato dell'indulgenza, un cambiamento prima di tutto della mia vita,
che il Signore... Potrà portare a qualche conversione questo... Ma assolutamente, lo Spirito Santo agisce sempre. Certamente chiede a noi uomini di utilizzare gli strumenti a nostra disposizione per aiutarlo, e sicuramente le immagini, i suoni, tutto ciò che porta a sentimenti positivi aiuta lo Spirito Santo a muovere il nostro cuore. Al di là dell'aspetto giubilare della misericordia, molti sono i motivi per accedere al santuario di Nostra Signora delle Rocche presso Molare. Ce ne indica alcuni padre Diego Menoncin. Anche il Papa, nella lettera di indizione dell'anno giubilare, ha inserito l'importanza della presenza della Madonna. E chi viene quindi al santuario, oltre che al fatto della misericordia, anche la Regina Mater Misericordiae, che è Maria Santissima, la Madre della Misericordia, che porta al Signore, che implora, per intercede per noi. E in questo santuario chi verrà, se non ha già notato per altra via, c'è una splendida collezione di dipinti che sono la vita della Madonna in quadri. Furono dipinti nel 1870, tra marzo e agosto. I due fratelli Ivaldi, uno preparava l'intonaco, l'altro dipingeva, e poi gli stucchi, era un altro Ferraris di Milano, meglio ancora di Como. Rappresentano la vita della Madonna dalla nascita, la presentazione al Tempio, lo sposalizio, poi avanti la vita che arriva alla Natività del Signore, la fuga in Egitto, Gesù smarrito al Tempio, le nozze di Cana, Maria ai piedi della croce. E quello credo che valga di essere sottolineato, perché è dal sangue del Signore che riceviamo la remissione dei nostri peccati. E Maria che intercede, ecco tua madre, dice Gesù a Giovanni. Al centro l'Assunzione, e dobbiamo guardare non al tempo ma all'eternità. Questo è il periodo di transito con cui ci meritiamo il paradiso. La finale è lassù, quel dipinto là, Maria Santissima coronata regina del cielo e della terra, che ci indica la sala dove arrivare alle forze, alla festa totale. Comunque diciamo, qui possiamo considerarlo il Santuario delle Rocche, Santuario dei Miracoli, perché c'è una sala di ex voto che testimonia questo, no? Molto, molto nutrita. Abbiamo anche fin dagli inizi, meglio ancora dal 600, la raccolta delle grazie. Sono davvero tante. Alcuni si possono chiamare miracoli, ma la stragrande maggioranza sono grazie. E le prime precedenti ancora sono riportate in dipinti delle due navate laterali. Però quello che veramente ci importa non è l'aspetto pittorico, ma la devozione interiore della gente e la trasformazione dei nostri caratteri, delle nostre intenzioni, in modo che il venire al santuario in questa occasione migliori proprio la volontà dell'uomo, la nostra, che divenga uomini di buona volontà, altrimenti facciamo solo dei... Così, un invito per tutti che facciamo da questo santuario. Certo. Verranno in molti. Uomini di buona volontà, rappacificati col Signore e rimessi in buona armonia fra di noi. Se no la madre ci soffre. Quando i figli non sono d'accordo con lei e fra di loro, ci soffre invece la gioia e la sua ispirazione di andare d'accordo, volersi bene da fratelli e non da nemici, che non è un volersi bene. Padre Massimiliano, possiamo anche concludere qui, ma diciamo che il Vescovo di Acqui, Monsignor Pier Giorgio Micchiardi,
ha fatto una bella scelta scegliendo questi due santuari qui dell'Ovadese, eh? Soprattutto sì. Questo delle Rocche. Cosa ne noi, dici? Noi non ne siamo, siamo contenti, ne siamo grati, cercheremo di servire, onorare al, di onorare, di servire al meglio questa scelta, accogliendo i pellegrini che verranno, proponendo iniziative, e tra le iniziative poi avremo anche alcune conferenze centrate sul tema della misericordia nel salone delle conferenze dell'ex asilo. Due in modo particolare saranno tenute dai ragazzi della Casa del Giovane di Pavia, per vedere la connessione tra la misericordia di Dio e le varie dipendenze. E una in particolare invece sarà di carattere esistenziale. Avremo l'onore di avere Diego Manetti che terrà questa conferenza per spiegare come la misericordia è qualcosa che, di cui tutti abbiamo bisogno. Volevo dirvi anche un'altra cosa. In questo santuario è frequentato anche da giovani, perché c'è una figura. Dovranno venire in molti qui i giovani. Sì, eh. C'è una figura molto particolare, importante per i giovani, Chiara Badano. Chiara Badano. Chiara Badano nasce nel 1971 e muore nel 1990. Nasce a Sassello, dove tuttora i genitori vivono, ed è beata. La Madonna delle Rocche fece questa grazia ai genitori proprio qui davanti all'altare. Loro non riuscivano a aver figli e chiesero la grazia di un figlio, proprio la Madonna delle Rocche. E così la Madonna fece questa grazia, diede loro questa creatura che nella sua brevissima vita, 19 anni, ha irradiato però una luce immensa. Chi andava a trovarla usciva e diceva: ma chi è il malato? Sono io o è lei? Chiara Badano, soprannominata dalla fondatrice dei focolari, Chiara Lubich, la soprannominata Chiara Luce, proprio per questo suo sorriso e questa sua voglia di vivere anche nella malattia. E allora ecco che i pellegrini che vanno poi a Sassello a onorare questa beata passano spesso di qui, perché qui è il luogo dove la Madonna ha concesso. Esattamente. Ricordiamo che l'apertura della porta giubilare al Santuario delle Rocche, attraverso una serie di cerimonie, si è svolta domenica 20 dicembre alle 10.30, con la presenza del Vescovo diocesano Monsignor Pier Giorgio Micchiardi. Lo stesso giorno, al Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Cairo Montenotte, alle 16, mentre il 1 gennaio, alle 10, nel Santuario di Santa Maria Mazzarello a Mornese. Approfittiamo di questa occasione per chiedere a Padre Massimiliano di darci un messaggio natalizio. Sì, l'inizio di questo giubileo è caratterizzato anche dalla preparazione del tempo dell'Avvento, preparazione al Santo Natale. Il Santo Natale che quest'anno credo sia particolarmente sentito, perché viviamo in un mondo sconvolto dalle guerre, dalle divisioni. Gesù che nasce significa che Dio non si stanca di noi, è un segno di speranza, un bimbo che viene tra noi, Dio immenso che si fa piccolo e vuole nascere nei nostri cuori. Questo sia l'augurio per ognuno di noi, per tutti i pellegrini, ma per ogni uomo, finché possiamo veramente fare nascere Cristo nei nostri cuori, affinché sia veramente un Natale di pace e di unità. Auguri quindi di un Santo Natale. Per informazioni su tutti gli appuntamenti di questo anno della Misericordia, oltre alle notizie sulla storia del santuario e sulla comunità dei padri passionisti fondata dal santo vadese Paolo della Croce, è possibile visitare il sito internet www.santuariorocche.it.